Non è il Chuck questo? No. È la prima volta che non faccio un Chuck, ma faccio l'applauso. Applauso. Applauso. Vabbè, nuova officina, ragazzi, vogliamo applaudirglielo. Applaudiamo. Nella allora, Ste, com'è? E niente, allora abbiamo... Cusago, Viale Europa, per cui Vialone, grandissimo passaggio, super comodo, parcheggio, cioè... Svoltiamo. A 5 minuti dalla metropolitana comunque. Assolutamente. Quasi 5 minuti, quindi anche i clienti che vogliono venire poi a prendere le macchine o le possiamo portare direttamente in metropolitana. Rimane il vostro negozio, rimane lì dov'è? Lì, in Milano. Con un primo punto di intervento lì presso il negozio e adesso abbiamo aperto proprio questa officina qua nell'Interland appunto per venire incontro comunque ai clienti e soprattutto per il discorso Area B. Area C e area chi lo sa, però non sì, no, mai è sempre più un problema. Di nuovo. Il discorso è che chiaramente chi ha una macchina magari con un diesel un pochino più attempato, quindi parliamo anche di macchine del 2009-2010 comunque. Eh sì, purtroppo. E per chi ha tutta la parte del vintage che non può più entrare a Milano, insomma, il problema è proprio quello. Quindi qui riusciamo a dargli un'assistenza completa, anche perché chiaramente con un capannone così riusciamo a fare molte più cose. Assolutamente. Quindi sì. Abbiamo la comodità di essere fuori Milano, quindi servitissimo dalle tangenziali e dagli stradoni e tutto lo spazio c'è, siete ancora in fase di allestimento, qui avete già qualche mezzo, hai qualcosa di cui ci parli nello specifico, Ste? Sì, adesso vediamo quest'altra, insomma abbiamo il solito parco Jeep, quindi l'ultimo modello JL, questo abbiamo montato uno snorchelino giusto per cominciare così una prima preparazione per fare qualche guado. Questa è un'altra che ti faremo vedere dopo in seguito perché arriva così sì, è arrivata così, adesso ci cominciamo a mettere le mani. In realtà domani aspettiamo il ponte, un ponte nuovo che metteremo qua, siamo già dotati di un bel quattro colonne. Poi c'è una piccola intrusa che dopo andiamo a capire perché. Assolutamente, questa è una chicca che abbiamo sul ponte perché... Abbiamo deciso anche di mettere dentro anche qualcosa di un po' più disfizioso, oltre alle solite Jeep. Questa la vedo già abbastanza preparata. E questa è bella preparata, collaudata e quindi omologata. Omologata con delle gomme da 35, con dei bellissimi paraurti heavy duty, omologata con il berricello Worn. Che motore monta questo? Monta un 3008 V6, quindi un motore da più o meno 200 cavalli, e classico motore americano del 2000, questa è una macchina del 2009, quindi era il primo modello dei JK, chiaramente questa è totalmente allestita, tutti i fari full LED sia davanti. Come cambia con questo? Sia davanti che dietro. Sì, ma non è tanto il discorso della bellezza quanto è il discorso che dopo che uno installa questo faro, dopo ci vede. Si rende conto che ci vede. Sì, perché prima sono quei lumini, le vecchie luci. E comunque è un look molto, molto aggressivo. Molto, molto più bello, molto più aggressivo. Chiaramente poi occhio che vi spara flash. Vai, aspetta che mi sposto. Vado Pasquale? Vai. Perfetto. Per bacchio. A livello meccanico non avete fatto nessun intervento? Il motore? No, per adesso no. Chiaramente adesso proseguiremo anche con l'allestimento. Diciamo che questo siamo già un pezzo avanti. Abbiamo installato anche i flat fender che servono proprio per il fuoristrada. Cosa sono i flat fender? Scusami. Sono questi bushwalker. Esatto, bushwalker. Che sono questi parafanghini di plastica e serve per aumentare chiaramente la luce tra i passaruota, quindi il discorso è che la Jeep quando vai fuori strada muove le gommine in questo modo qua e quindi con questi parafanghi ha un sacco di possibilità di escursione. Ecco, certo. Perché non va a toccare dentro nei parafanghi, quelli classici. Chiaramente assetto Old Manemu che si riconosce dai fantastici ammortizzatori dentro, quelli gialli. Puntoni davanti per regolare il caster sono Teraflex. La piccola chicchina qua, antenna calibro 50, davvero maranza. Per captare i satelliti della NASA. Sì, poi dentro diciamo è classico, è come mamma l'ha fatta. Mettiamo magari, ecco, per chi fa tanto fuoristrada consigliamo sempre questa sorta di tappetini a vaschetta, sono dei tappetini heavy duty, sono fatti apposta in modo che tu quando finisci di fare fuoristrada ed è impiastrato tutta la macchina di palta, le butti sotto nelle lance le e gli dai una bella sciacquatina. Dietro anche questa
E se ci aiutano dalla regia, signor Francesco, se ci schiaccia le luci dei freni, vediamo l'effetto di questi. L'effetto. Eccolo qua, questo chiaramente, come dicevamo prima, fare full LED. E una piccola chicca anche il terzo faro. Ci metti anche la retro, Fra? Magari però senza muoverti, ecco, mettila, ma tieni un piedino sempre su quel freno di prima. Senza ficcarci sotto. Senza cacciarci sotto al mezzo, perché... Bello. Hai capito? Quindi. Ok, è la stessa luce rossa che diventa bianca? Diventa bianca, chiaramente fa anche altre tonalità di colore e serve soprattutto per il discorso, in caso di retromarcia, oltre a fare full LED che fanno un sacco di luce in più, questa aiuta proprio nella parte finale del veicolo. Chiaramente per mettere sulle 35 abbiamo messo dei bellissimi anche cerchi della Method. Quanto è importante un buon cerchio, Stefano? È importante soprattutto metterlo giusto, nel senso che quello che si consiglia sempre al cliente è, siccome le gomme sono molto grosse, la larghezza della gomma è molto grossa, bisogna mettere un cerchio calibrato apposta a far sì che non faccia troppa pancia, faccia la giusta pancia, ecco, per... Okay. E poi di qualità, cioè, perché la gente spesso dice, ho speso 50 euro, te sei scemo che hai speso quella cifra lì, in realtà poi... E ritrovi... poi non paga, soprattutto per il discorso, c'è tanta gente che vuole cerchi di ferro, cioè roba proprio di primo livello che non si usano più, cioè poi sai, si sbocciano, si rovinano, ecco. Questa è chiaramente una Jeep Cabrio, come tutti i Wrangler, quindi ha la sua fantastica capottina. Questo è un super top. Che chi ha smontato e dovuto rimontare sa cosa vuol dire. Sì. Che sembra, dici, ma sì, è un telo, lo smonto. Sì, diciamo che sti cazzi, come si suol dire. I primi modelli come questo sono un po' macchinosi. Leggermente macchinosi. No, diciamo che comunque sono andati avanti. Questo ormai ce l'ha su da qualche anno, è un nostro cliente fedele da un po'. E ha tenuto questo che ha comprato, insomma, perché comunque lui lo tiene tutto l'anno, adesso che è inverno ce l'ha su uguale. Sì. Però i teli nuovi, soprattutto sul lungo, è bello quello che viene giù spioventa, okay, a 45 gradi, e quello è molto meno macchinoso. Perché è un disastro, una volta è un disastro. E adesso addirittura il Mopar sul modello nuovo l'hanno fatto che si ribalta. Adesso, nuova fornitura, abbiamo anche quelli elettrici, quindi... Chi non ha voglia di fare un cazzo, schiaccia il bottone e si ribalta la capottina. Così è vero? Sì. Mi crolla un mondo, però. Costicchiano un po', ecco. Sì. Però sì, pensavo il cliente di questo veicolo volesse solo... Diciamo che si consiglia di prendere quei teli lì per una questione proprio di velocità. Uno almeno se la gode in pieno. Sì, è un cabrio, però ci metti 30 secondi per farla cabrio. Va bene. Così te la godi. Senti, prima di passare alla minettina che si è infilata qua sul ponte, questa che cos'è? Questo è un TJ. Ma che arriva da pazzi. Questa è conservata benissimo. Cioè questa non è stata riverniciata? No, assolutamente no. È del 99. 90, ma che bello. Sì, mi pare di sì. E un 2005 di cilindrata, chiaramente tutto originale. Adesso gli faremo un po' di interventi di manutenzione, perché chiaramente per manutenere la macchina bisogna lavorarci sopra. Ha questa bellissima cappottina marroncina. Poi voi ragazzi, voi non eravate ancora nati. Ma questa qua, vi ricordate che ce l'aveva? E io avevo già anni di booster dietro. No, Hazard, ve la ricordate, sì, no? Sì. Dixie, lui fa segno delle poppe così, ma era anche, non solo le poppe, era proprio, era bella tutta. Era bella tu, era tanta. Daisy era bellissima, era bellissima. Tanta roba. Fantastico, altre chicche le nascoste, per cui... No, altre chicche ne parliamo dopo, esatto. Abbiamo visto, quella l'avevamo già vista l'altra volta, però adesso cominciamo questo mese a restaurarla completamente. Poi abbiamo di qua invece... Cosa hai qua? Questo abbiamo un'altra piccolina qua, questa adesso te la facciamo vedere tra un po'. L'avete portata a telaio? Sì, abbiamo fatto proprio un restauro completo, questo è un Suzuki. Quindi siamo usciti un po' dal nostro campo. Suzuki modello? E questo è il 413. Ok. Il classico Suzuchino, ecco. Quello. Sì. E adesso insomma lo vediamo prossimamente, abbiamo fatto un bel restauro completo, adesso stiamo finendo di mettere a punto il motore, dopodiché cominciamo a rimontare la carrozzeria. Abbiamo fatto un piccolo kit di rialzo per dargli un pochino più di
di bellezza, ecco, di, okay, per farla vedere un po' la filosofia però è quella del Wrangler, del Renegade, come concetto, sì, no? Sì, il telaio. Sì, diciamo che è molto fatta bene, cioè Suzuki è un'altra di quelle, di quelle gippettine, chiamiamolo così, sì, proprio, ma gippettine, va bene, che ti fanno divertire, soprattutto perché poi in Italia, essendo molto piccola, passi un po' dappertutto, ecco. Ok, andiamo da un'altra piccolina? Vai. Perché c'hai gli occhi gialli? No, è littero. No, sono occhi gialli. O c'è il fegato che non funziona. Esatto, ma esatto, di brutto. C'è il fegato che poverina è un po' andata. L'hai presa in Francia? No, è una semplice pellicola applicata sopra, un faro clear. Il faro non è originale, infatti il dip lo fa la parabola e non più la lente, come nel faro originale che era in vetro. E poi abbiamo due fari spot, anche questi qua gialli, per rimanere in tinta. E... di che anno è? 1995, una delle prime iniezioni, ancora una single point, la sigla è una SP appunto, single point injection. Abbiamo, questo qua è un motore 1275 di cilindrata, il classico chiamato 1003, che è la versione un pochino più grande. Ed è la tua macchina da sempre, mi dicevi? È la mia prima macchina, è la mia prima macchina e unica macchina. Quindi sì. Ci hai fatto quanti chilometri? Quasi 45.000 chilometri all'anno. L'ho comprata, io sono il secondo proprietario, da amici di famiglia, comprata con 28.000 chilometri. Cioè adesso quanti ne ha, scusa? 170.000, un po' di più, perché è rimasta ferma un paio d'anni causa guasti. Dovrebbero dargli un premio per il coraggio. Scusa, perché c'è la Pasqua lì alla tua sinistra, lì sul montante, dentro c'è il supporto per la GoPro. No, a sinistra. dietro di te, guarda lì. Cos'è che ci fai? Perché allora, spiego. Noi facciamo parte di un club e appunto partecipiamo a diversi eventi, facciamo qualche raduno, qualche garetta amatoriale e quindi diciamo l'onboard fa sempre molto pilota, anche se poverina fa qualche plo e il pilota è proprio Vai in pista con le gomme da neve? No, le gomme da neve sono per andare a sciare. Con questa macchina qua sono andato a sciare. Porta pacchi sul tetto, due snowboard, due persone dentro. Bellissimo. E non ci ferma nessuno. Gomma piccola sulla neve, tiene che è una meraviglia. E dai una già lei, no? L'ha dimostrato in qualche galetta. La Mini ha fatto la storia a Monte Carlo, direi che si è fatta valere anche sul nevone. E... Senti, perché non assistimi un po' di carrozzeria? Perché me la trascuri così? Perché sono una brutta persona. Sei una brutta persona. Non va tenuta così. Essendo unica auto, ha sempre dovuto camminare, quindi vabbè, è ma stata rimandata la manutenzione. Poverina, sì, infatti mi rimprovera spesso. C'ha ragione lei, io ti sputerei se fossi lei. Motore sei regolare o c'hai fatto qualcosa? Sono regolare. Dai, apri un attimo, se hai le palle, apri, fammi vedere cosa c'è. Cos'è il NOS questo qua? Magari. No, ho fatto le cose. Scusate. Ho fatto le cose colorate così sembrava più potente. Ah, ok. È camuffato. Sì. Allora, questa macchina qua va detto che nasce di serie come British Open Classic, che ai tempi era una delle prime con un motore depotenziato per neopatentati. Aveva però una strana peculiarità, che aveva comunque degli optional particolari per essere il 95, come il tetto elettrico, che ai tempi era una cosa abbastanza lussuosa. E in questo modello qua è stato cambiato il motore con un motore di un Cooper, che guadagna qualche cavalluccio marino in più perché ha un po' più di compressione. Passiamo dai 9, 8 e mezzo della versione depotenziata ai 10, 10 e 1 di questa qui, che è un pochino più briosa. Poi vabbè, c'è su un filtro aperto che fa un pochino più di rumore di aspirazione, ma diciamo di vere prestazioni si guadagnano all'interno. In questo caso invece c'è un radiatore maggiorato in alluminio che aiuta in estate, perché questa macchina qua soffre un pochino il caldo, soprattutto quando fai i passi di montagna, ti vuoi divertirti un pochino. E c'è questa regola empirica di accendere il riscaldamento in estate perché aiuta a... perché il riscaldamento interno funziona con l'acqua del motore, quindi accendendo il riscaldamento, tirando almeno, collegando i due radiatori, c'è un po' più di dissipazione. Delle macchine anni 90. Ma a me va di fortuna perché ho il tetto apribile, quindi io con il riscaldamento acceso a manetta, caldo del dio, esatto, però almeno mi entra un po' d'aria fresca. Fantastico. E in realtà, ma sapete dov'è il radiatore, poverino, dove l'hanno dovuto mettere? Ma ti dirò una cosa strana: il radiatore è messo in questa posizione funziona meglio che nella versione successiva, che è la multi point injection, dove l'hanno messo piccolino qua davanti. Ah, quella macchina soffre tantissimo il suo riscaldamento, questa un po' meno.
incredibile. Stranamente, perché ha più volume radiante, quindi diciamo aiuta anche quello un pochino a dissipare. Motore, sì, rover, motore, no? Motore rover, questa qua già è una rover, quindi la versione okay. ultima. Lei è sempre affascinante, anche se il tuo collega da dietro l'ha sputtanata di brutto, sì, io di quella roba lì non parlo. Io cosa ho fatto? L'ho messa sul ponte, perché mi sembra alta come le altre. Esatto, ma lei non soffre. Mi ci passano sopra. Non soffre di complessi di inferiorità, no, lei. No, no, ah, no. Col gruppo è maiali da corsa, maiali da corsa, l'abbiamo citato. Siamo già stati ospiti da te. Lo scarico è quello del Cooper? Lo scarico è uno scarico centrale, decatalizzato, centrale, quindi abbiamo i collettori maggiorati che partono dal cilindro, fanno un 3-2-1, senza interruzioni, quindi c'è un tubo saldato con una flange solo al centro. Mi piace che hai coperto la targa davanti e hai lasciato libera quella dietro. Sì, così almeno... ma mi ha fregato lui. Così almeno... Mi vengono a prendere a casa subito. Geniale. Uno ci prova. Voi siete più veloci di me, dentro è... non è paragonabile a nient'altro al mondo se non a un go-kart. Esatto, anche perché hai il sedere praticamente che ha in questo caso ha una spanna dal pavimento. Se le inquadri così ti rendi conto di quanto poco sei vicino. E in questo caso sono montati dei sedili che sono di un allestimento differente dal mio, sono della... Cioè quante macchine hai smontato per farla tua? No, ci sono un sacco di pezzi di ricambio, il bello di queste macchine. Quanta gente ha pianto forse. Per cui hai messo i sedili di che modello? Questi qua sono della... sono della versione che hanno fatto in più colori della Italian Job. Questi qua sono Italian Job, appunto perché differiti dagli altri, hanno queste losanghine rosse, abbinate però ai pannelli del Cooper, perché i pannelli Italian Job sono in tessuto, mentre invece io volevo la pelle uguale fatto a quella bene, dei fatto sedili bene. Ho messo i pannelli del Cooper. Che cazzo li ha presi? Ma le guide sotto sono quelle del meccano o servono a qualcosa? Sì, perché se sei alto più di 1,30 m, praticamente ci dicono le ginocchia sui denti. E quindi, visto che già il volante è bassino, onde evitare di guidare tipo Yao Ming dentro la 500. Il volante è molto più stretto di volante, quello di serie. Sì, questo qua è leggermente più piccolo, di un pollice qualcosa. Questo qua è un Mountain e volendo si può montare anche un calice un pochino più alto in modo tale da proprio non averlo sulle ginocchia, perché questa qua se guardate ha una bassa piantone, perché sembra di guidare proprio un camion. E infatti vuol dire che l'impostazione non era più proprio da carta. Sì, che è molto più alta come cosa, però giustamente diventa proprio scomoda da guidare per le persone un pochino più alte, davvero del 1,60 m. Vabbè, quindi non mi stai convincendo. Grazie, lo apprezzo molto. Non hai convinto, però io cambierei il sedile, non so perché, ma ci metterei un qualcosa. C'erano dei monoscocca prima con delle Sabelt 4 punti. E li hai tolti? Li ho tolti perché a Milano... Però parlavi anche dell'assetto. L'assetto è secondo me la parte migliore di questa macchina, perché il resto, come diceva il nostro amico, lascia desiderare, devo curarmene un po' di più. Ma della parte che non si vede me ne sono occupato un po' di più. Qua abbiamo un kit camber completo, sono questi bracci qui, completo intendo perché c'è anche il posteriore che solitamente si tende a montare solo diciamo per uso un pochino più sportivoso. Abbiamo anche dei tubi in treccia per migliorare un pochino la frenata. Abbiamo anche dei tiranti regolabili per l'incidenza. Queste macchine qui, la peculiarità è che hanno due telaietti separati, anteriore e posteriore. Diciamo che con l'uso un pochino più cattivo, magari anche solo il pavé o gli anni, i gommini che tengono la slitta anteriore e quella posteriore tengono un po' a logorarsi, quindi si tende ad avere l'effetto di una macchina che cammina a granchio, cammina un po' di lato, perché appunto si disastrano, la gente fa la convergenza, la macchina va dritta, ma va dritta leggermente col sedere un po' spostato a destra e un po' a sinistra. Con queste, migliorando un pochino l'incidenza e cambiando tutti quanti i tamponcini, vai un po' a correggere quelli che sono i dolori del tempo, che comunque sono parecchi, tutti gli anni si fanno sentire. Sembra quasi che fa il meccanico. Sembra quasi che ne capisca. A parte la ruggine che mi sta corrodendo questa qui è il sale. È il sale presente. Quando vai a sciare. Ah, questa è colpa loro. No, Saint-Jean o Trinité? Saint-Jean. Ma dove? Saint-Jean più basso. Io sono stato per anni e anni lungo l'Is. Abitavo lì proprio. Ma io andavo lì, andavo giù a Saint-Jean, andavo su, facevo lo ski pass completo, poi mi perdevo, andavo nell'altra sponda. Il problema è che poi pigliare lo ski pass, ritorna su un'altra volta. E la macchina piglia il sale. E la macchina piglia il sale e fa ruggine. Voglia fare la ruggine, perché sì, ognuno si diverte a modo suo. Sei sicuro che non te la ruba nessuno. Bella, devo dire che invece il fa... La mia macchina è stata rubata. È per quello è conciata così. Il 10 ottobre del 2016. E l'hai ritrovata dove? L'ho ritrovata 5 giorni dopo a Corsico.
storia vera, cioè nel senso. Ma trovata abbandonata o hai trovato anche chi l'ha rubata? No, purtroppo no. Quel gran figlio di una zoccola, no. Ma non ci potevo credere, perché la macchina l'avevo comprata da poco, cioè nel senso, ripeto, la mia prima auto, e l'ho parcheggiata, mezz'ora dopo non c'era più, anche perché è brutto da dire, ma le apri con le chiavi della porta, queste macchine comunque vecchia. La verità, ti hanno chiamato e ti hanno offerto dei soldi. No, no, adesso no, questa fa ridere, ma giuro, è storia vera, su quello che volete, mi hanno messo l'Arbre Magique in macchina. No, l'hanno rubata, gli hanno messo l'Arbre Magique, ce l'hai ancora? Lo so, certo. No, questo non è a posto tutto, però, lui non è proprio regolare. No, non sto scherzando. Te lo dico, ma io pensavo fosse... Vabbè, cioè, io poi l'ho comprato uguale, ma uno di quei due lì... È quello che mi ha messo il ladro. Lui dice, minchia che puzza sta macchina, bella ma minchia che puzza. Lavo, nel senso, allora non si prova. No, te la lavi ma non ci credo, guarda come no, la tieni. Dentro. Però hai messo la gomma da neve, va bene. Certo, la gomma da neve sempre. Oh, bello, ci vediamo appena siete pronti. Dai, comunque complimenti, va, che bello il logo del Porsche Garage. Maialazzo. Maiali da corsa, per cui qui è tutta una maialata. Meglio di così non si può. Va bene, Franci, grazie mille. Ci vediamo presto, buon lavoro, in bocca al lupo per la nuova avventura. Grazie. Ciao. Ma non te la do, non te la meriti la mano. Non te la meriti, perché non puoi tenerla così. La mini. But I'm so mad, so in my heart, on the road again.